mostra le stamina per combattere, raga. E sveglia che hai metà vita, sorella! Vieni qua, idiota. Ah, non farei soffrire niente. Cosa? Che è successo? Andiamo? Il suo amico è morto lì vicino. Ne frega un cazzo. Ah, ne arriva un altro. Ah, ecco chi mi vuole far soffrire, quest'altro. Vieni qua, sofferenza, ti faccio vedere io la sofferenza. L'ho attraversato ed è morto. Allora, mi sono fatto una breve pausetta e sono qui con Assassin's Creed. Ehi, hey, gente, questo è il benvenuto sul canale con questo nuovo video. Ritorniamo con Assassin's Creed Mirage. Un gioco, beh, devo dire, dal punto di vista gameplay mi piace, però il personaggio, il principale, lo sto odiando. Mi sta proprio qua, porca miseria, considerando le sue azioni precedenti. Ma ancora tempo per espiarsi. Credo sia un gioco abbastanza lungo, di solito la Ubisoft ci lascia perlomeno almeno 10 ore di gameplay, 8 ore, quindi usciranno un po' di episodi di sto gioco. Ma, ripeto, ha un po' di tempo per espiare, diciamo, il suo comportamento precedente, che non mi ha garbato affatto. Cioè, io dico, mi salvasse la vita a qualcuno, gli sarei grato in eterno. O se fosse anche il pezzo di merda più puzzolente mai esistito. Sei pronto? Io credo di sì. Cerca di non pensare a ieri. Oggi è un altro giorno. Sono passati 2 mesi, sai. Ieri. Che potremo iniziare. Ma perché mi hai fatto denudare? Per farmi una nuotata? Per te farmi tenere allenato il corpo? Ma voglio dire, con tutte le arrampicate che abbiamo fatto, abbiamo delle braccine così, ma porca miseria. Io sono spesso che lavoro in ufficio e questo qui c'ha delle braccine così, che si arrampica tutto il giorno sui palazzi. Forza, Basim. Come hai imparato? Sì, maestro. Cosa ho imparato? Premendo X. Alla grande, troppo forte. Lo sapevo già fare prima, che cosa mi hai insegnato? Di nuovo. Maestra Roshan, che cosa mi hai insegnato? Di nuovo. Non mi è chiaro. Che cazzo stai facendo? Perché? Sto letteralmente... Ah, perché se premo X quando non miro da nessuna parte salta indietro, ok. Spostarsi sull'arrampicata. Dove mi devo spostare? Aha. Salta. Easy. Scalare la roccia. Poi pianifica la tua scalata con molta attenzione. Non lo so. Premo X. Ma al solito. Spamma X finché non succede qualcosa. La musica è bella. Mi piace molto. Sembri in forma oggi, Basim. Continua così. Ma che cazzo sei? Non ti hanno neanche dato un nome. Novizia. Calmo. Balzo della fede. Ora. Sì, ma... Ho visto abbastanza. Bello. Riproveremo domani. Mi fai schifo. Ma... Mezzo al pieno per sempre, Basim. Sì, signora, ha ragione. Ero pronto. Lo leggo nei tuoi movimenti. Tu ti distrai facilmente. Ha ragione. Sta Il parlando di me. Il balzo della fede è una prova cruciale nel tuo percorso di iniziazione. È uno dei riti più È quello dove ti metti in T-pose e ti butti. Per eseguirlo con successo, mente, corpo e spirito devono essere tutt'uno. Zibadrone. Abbraccia la paura. Placala. Zibadrone. Trova la pace. E lasciati andare. Zibadrone. Sì, maestra. Forza, torniamo al campo. Vado. Ovunque lei mi dica, mia padrona. Ovunque lei mi dica. Posso chiedere... Vigore si è esaurito, ma non mi devi fare il tutorial. So come funziona. Una cosa. Puoi... Quella volta al palazzo di Andalus. Puoi, schiavo. Ho visto il califfo incontrare 5 uomini mascherati, membri dell'ordine. Il califfo aveva il compito di proteggere l'oggetto che avevano scoperto, ma ignorava i loro piani. Non conosceva nemmeno i loro nomi. Uomo mascherato 1, 2, 3, 4, 5. L'uomo più potente di Bagdad. A me basta. Sia tanto asservito a degli sconosciuti. Non era così. L'ordine potente. Ha regnato su uomini e imperi di tale grandezza per secoli e secoli. Con la loro capacità di persuasione, i membri dell'ordine si ergono a giudici supremi. Il califfo non era che un capacità di persuasione. E lo stesso varrà per chi è un modo per dire soldi. Capacità di persuasione. Chi è Fuda? Oh, Bacche. Credo di essere un po' ferito. In 2 mesi non sono ancora guarito dalle ferite che ho subito a Baghdad. Si prepara a ricevere. Dove devo andare? Ah, di là. Grazie. Arrivo. Fujifara! Tabid. Salve, Basim. Ha detto Fujame. Cosa ti turba? Per la verità, sono frustrato. L'ordine non ha fatto che rafforzarsi a Baghdad. Ma che cazzo ne sai?
e noi indugiamo su questa montagna. Okay. Il mentore Raihan sa di certo il fatto suo. Forse dovrei fidarmi di più. Forse? Forse non dovresti fidarti così tanto di me, considerando che sono una carogna che ha letteralmente diseredato la donna che gli ha salvato la vita, che lo ama con tutto il cuore. Forse, perché andrò subito da Roshan. Roshan, lo sai che cosa ho detto? È proprio un pezzo di merda questo. Hai visto Fulad? Sarà nel suo ufficio, come al solito. Ora ufficio, devo tornare nella sua caverna. Dov'è l'ufficio qua? È una caverna gigantesca. Stiamo vivendo nel Grand Canyon. Che cosa c'è di così? Dov'è l'ufficio? Dov'è la stampante Canon? Jindan? Khalir? Ella. Ehi! Un altro. Cosa c'è nella... È Dervis Mamagro. Dervis malnutrito. È la mia firma. Dimostra che l'autore sono io, non Al-Hassan. O peggio, Abu Jafar. Copyright. Scherzo, naturalmente. Addio. Ah, Basim, come stai? Sì, Ankido, ora si mangia. Mangiati, Basim. Ma intelligenza dovrebbe fare rima con pazienza. Mi ricorda qualcuno. Avete parlato con la maestra? Io sono intelligente. Stai parlando di me. Sì, non mi conosci abbastanza bene. Farò tesoro delle vostre parole. Roshanna mi ha chiesto di vedervi. Ah, sì. A Rebecca servono strisce di cuoio. Puoi andare a recuperarle nel deposito? Ah, pensavo a caccia, magari, no. A dopo, allora. Sto facendo il facchino, letteralmente. Sto facendo il corriere Amazon. Nel deposito. Pensavo, vai a recuperare delle strisce di cuoio. Magari devo cacciare un cervo, un coccodrillo, qualcosa. Vai nel deposito, sguattero. L'unica cosa che sai fare: premere X e cerchio sui muri e portare la roba nei posti giusti. Altro non ti affiderei. Ok, mi sa che succede qualcosa qui. Non mi serve. Come non mi serve? Cioè, a me sembrano strisce di cuoio, a meno che non siano strisce di carta. È difficile trovare qualcosa qui. Sono strisce. Se quella era carta, potrei anche capirlo in quanto era vicino ai papiri, ma se questo non è cuoio, non so quale, che aspetto abbia il cuoio. Promemoria sulle piume. Fulad, assicurati che ogni studio di Baghdad consegni le piume insanguinate al rapporto della missione ad Alamut. Ogni piuma è una vittoria. Dobbiamo custodirle e preservarle, non abbandonarle all'oblio nel passato. Non è solamente un cerimoniale. La nostra storia guiderà future generazioni di occulti. Il nostro passato farà da insegnamento al nostro futuro e noi non lo cancelleremo. Mentore Raihan. Questo? No, non è una striscia di cuoio. Va bene, Basim. Basino, se lo dici tu che non è una striscia di cuoio, allora veramente mi devi dire che aspetto abbia la striscia di cuoio, se non questo. Letteralmente, se questa non è una striscia di cuoio, no? La cosa la ricaviamo dal pollo, probabilmente. La cosa la possiamo ricavare, la striscia di pollo. Il pollo non è sviscerato, non so quanto tempo si conserverà, Di solito, cosa succede quando si crepa? Che sono proprio i nostri intestini ad accelerare la decomposizione. Per questo vanno sviscerati gli animali quando vengono uccisi. Quante cose si imparano con me. Il macellaio di YouTube. Raga, ma dove sto cacchio di striscia di cuoio? Ho interagito con 40. Queste forze del califfato stanno iniziando a metterci pressione. Forze? Vuoi dire l'ordine, Aban? Io posso parlare solo di ciò che so, Sadiki. Il califfo intende spazzare via i ribelli. E se voi insisterete nel dare loro aiuto, noi non potremo garantirvi protezione dalla reazione del califfato. Mi sembra un traditore. I ribelli ci forniscono informazioni a Baghdad. Senza di essi siamo ciechi. Comunque sia, il governatore Muhammad ha tutta l'intenzione di sedare rapidamente la ribellione. Non ne dubito. Vengo per avvertirti. Le cose stanno cambiando a Baghdad. Forse dovrai agire prima del previsto. Non mettermi pressione, ragazzino.
Non lo so, c'è la faccia da cattivo il nostro Raikan, sapete? Non è il, non è il fondotinta o l'eyeliner, ma c'è qualcosa che mi dice in lui che è cattivo. Sono tutto ciò che si frappone tra Alamut e un attacco su vasta scala. Una pace fragile. Quanto può farlo prima? Non lo sapevo. Avrei potuto facebbilo prima e non lo farebbi. Giusto, giusto. Dove devo andare io? Quello che dici tu, sorella. Dove devo andare io? Di là? Perché è così in cima alla montagna sto tizio? What the fuck? No, sali su. Sali su. Ma perché? A coso? Allora. Coso? Allora, guarda. Vedi? Coso? Allora, collabora, ti prego. Oh! A parte che potevi camminare là, però. Va bene. Coso? Allora. Ma perché non posso salire qua su e camminare? Perché non posso salire e camminare? Qualcuno me lo spiega. Perché? Oh mio Dio. Ma perché tutti si spaventano quando salto? Siamo letteralmente in un covo di assassini. È una cosa che si fa ogni giorno. Letteralmente. Perché non riesco ad arrampicarmi, raga? What the fuck? Sali. Vasino, ti... Ma sono scemo io che non sono capace? Io vedo tutte le insenature, le vertebre di muffo, di moffetta, ma no, non posso salire. Niente. Zoccolo di gnuce, lì dove puoi mettere il piede, non te lo fa fare. Scusami, come salgo sulla montagna? Forse non devo andare sulla montagna. È quello... No, non devo andare sulla montagna, ecco perché. Sono un idiota, semplicemente questo. Ok, siamo arrivati a destinazione. Il fabbro? La fabbra? La Fabrizia? Rebecca. Basim. Stai per caso vagando per il campo senza meta? Può darsi. No, ho questo cuoio per te, va bene? Sembra un po' forzato sto discorso. Ho questo cuoio per te, va bene? Hai finito di giocare con le spade di legno, pare. Dammi un coltello. Io sono contraria, ma Roshan insiste. Che a dare i coltelli ai bambini, effettivamente ha ragione. Ecco il tuo pugnale. Hai ragione tu, Rebecca. Però spada no. Con pugnale. Ehi, la tua spada? Non male. Sono orgogliosa del mio lavoro. Ma è una sciabola, non è manco una spada questa. Madonna mia, questa fa a pezzi un cavolo di coccodrillo. No, potresti colpire qualcuno. Questa lama ha carattere. Ho mai creato qualcosa che non fosse unico? Sono in debito. Chi ti conosce? Non pensavo di ricevere nuove armi. Ripagami usandole contro l'ordine. Farai conoscere il loro carattere tagliente. Mamma mia. Uscita da Zelig in questa. Ok. E ora dovrò addestrarmi a combattere. Mostrale la tua nuova spada. Guarda Roshano, la spada. Benedica, Basim. Anche a te, fratello. Pugnale. Ah, è dell'iniziato, cioè. Vi garantisco che l'aspetto è bellissimo. Di quella spada. Ma secondo me, chiamandosi spada dell'iniziato, sarà una barzelletta. Farà ridere. Avvicinati e premi X. Uy! Dov'è che devo andare? Di qua. Whip. Salta. Bestia, salta. Prego. Sì, il fatto che si chiami spada dell'iniziato mi fa pensare che sia solo bella, ma niente di più. Ok. E ora? Devo arrampicarmi? Non sembra funzionare. Devo fare il salto della fede? La fede c'è, però mi sa che le rocce sono un pochino meno amichevoli. Non sono molto religiose le rocce, mi sa. No, dobbiamo camminare sul tronco. Fermo, vai. Ma che? Abbiamo fatto due arrampicate. Com'è? Salta. Bah, sono vivo. Contro ogni aspettativo. Non me l'aspettavo, sono onesto. Ok. E la madonna. Veramente, sembriamo fatti di gomma a piuma. Non pesiamo un attimo. Non pesiamo un mezzo chilo, non pesiamo. Ok, ora ci insegnano a combattere, molto mi sa. Molto bene. Ci vediamo domani. Ovviamente Roshan è la più forte di tutti. Basim, devi imparare a combattere. Sa che sono io proprio dalla puzza, sa. Non so come fa. Ero dietro di lei, sapeva tutto. Per un occulto.
Noi occulti dobbiamo saper padroneggiare molte armi diverse. Uno scontro può evolversi in molti modi. Tutti sanno impugnare una spada. Ma tu come la userai? Uccidendo la gente, che cazzo di domande fai? Sono maestra. Sei davvero qui? Che domande. Sì, credo di sì. Che cazzo di risposta è? Sei qui nel corpo, ma anche nella mente e nello spirito? No, sono rimasto a Baghdad, non lo so. Un enigma? No. Sono domande. Tra la vita e la morte. Basta rispondere col convinto, con il petto in fuori. Non ci vuole un cazzo. Sì, sono qua. Prova a dirmi di no, ti piglio schiaffi. La convinzione. Ah! Allarma bianca! Non dare mai le spalle al tuo avversario. No. Che stai facendo? Vuoi farti accoltellare alla schiena? Aggancia il bersaglio. Ok. Sì. Meglio. Mostrami i tuoi affondi veloci. R1. Ping! Mi ha parato letteralmente con un pisellino di ferro. Ping! Sì. Ping! Letteralmente, voi vi immaginate quanta forza ci vuole per... Dobbiamo mettere più forza nell'attacco per provocare danni maggiori. Quindi dovrò premere R2. Quindi agisci con tempismo. Avanti! R2? No, R1 tieni premuto. Così. Però mettere il coltello mi deflette tutto il corpo, mi deflette. Potentissima sta Roshan. Che potenza, grazie. Forse è la prima volta che si complimenta con noi. L1. Alcune parate consecutive, l'avversario resterà stordito. Para i miei attacchi. Togli la cera. Forza, riprovaci. Ah, attacca. Riprova, sorella, sono troppo forte, sono agile. Bing. Troppo scarsa, sorella. Anche lei lo può fare, è una cosa orribile. Poi io resto un'ora a fare. Eccellente. Non possono essere parati alcuni attacchi. Dovrai invece schivarli. Stai pronto. Quali sono gli attacchi che devo schivare? Quelli che sono rossi. Troppo forte, sorella. Però vedete, è una spada di legno. Ah, posso... Ok, anche se sono stunnato, posso premere quadrato per schivare, ok. Proviamo un combattimento libero. Mostra ciò che hai appreso. Sling! Oh, mi hai colto di sorpresa. Grazie, sorella! Ora inginocchiati di fronte al vero re! Non ho più... Ah, ma serve stamina per combattere? No! Oh, serve stamina per combattere, raga. Che sveglia che hai metà vita, sorella! Ah, cazzo, mi ha fatto male. Cosa vuol dire che lei con un attacco... Lei con un attacco mi batte. Aia. La bua. Ok. Oh! Prendi questo! Cosa credi di fare? Ucciderti, apparentemente. No! Che femminuccia. Abbiamo finito per oggi, Basim. Hai rotto il cazzo, levati dalle palle. Perché ci fermiamo? Fallire non mi insegna nulla. La cosa più stupida che abbia mai sentito in vita mia. La vita è un fallimento. Se non sbagli non impari un cazzo. Ho dovuto sbollire. Perché non è possibile che spari una porcata del genere. Ti garantisco che 1000 successi non insegnano quanto 10 fallimenti in questa vita. Ti sei dedicato all'azione. Maledetto. Quanto lo odio. Cerca la quiete. Non devi avere fretta. Sii paziente. Devo dire che questa non è la mia forza, la pazienza. Ripensa a queste parole e torna più forte. Parlo di me, non di sto demente. Sì, maestra, lo farò. Sì, maestra, va bene, farò i compiti, lo giuro. Ci vediamo, Sava, ciao maestra. Ah, proprio lo charm proprio di un bambino 14enne che ci prova con una donna di 30 anni, praticamente. Presto Ahmad tornerà alla Casa della Sapienza. Temo che possa finire in mezzo a un nido di serpi. So quanto sei legato a tuo fratello. Presto avremo altre notizie. Poi potremo agire. La pace sia con te, Abu Jaffar. Salam aleikum, no? Aleikum salam, no? Non esiste? Diciamo così. Non preoccuparti. Anche adesso dici. Vieni a scaldarti vicino al fuoco. Salam aleikum. Sì. Il nostro fratello Ahmad partirà domani. Per Baghdad, per la Casa della Sapienza. La Casa della Sapienza? Io e i miei fratelli abbiamo lavorato in quel luogo per anni e ho ancora cose su cui lavorare.
La scienza non aspetta. Questo è il genio del gruppo, e praticamente. Compirò il mio dovere di occulto, osservando e ascoltando ogni cosa tra gli studiosi. Quindi questo è il genio, praticamente. Secondo me questo sembra qualcuno di poco importante, ma credetemi che ci proporrà un'innovazione che salverà l'intero, l'intero Medio Oriente. La nostra tradizione della piuma è nata in Egitto. Rimandano alle piume di Maat. Le piume dell'airone venivano immerse nel sangue dei bersagli. Esse venivano lasciate al giudizio del signore della Duat. Noi siamo tenuti all'umiltà e al rispetto del nostro ruolo. Noi siamo i messaggeri della giustizia, non i giudici ultimi. Disse quello che uccideva senza batter ciglio. Si faceva pagare per ammazzare la gente. Vuole affiancarmi nella ronda stasera? Verrò io con te, Nur. Se mi tengo in movimento, il mio corpo non patirà il freddo. Ma sei vicino a un fuoco, come fai ad avere freddo? Madonna mia. Come ha fatto Nehala a innamorarsi? Perché non, si vede che non aveva alternativa. Si vede che non aveva alcuna alternativa. Riprende l'avventura. Posso confidarmi con te? Spara! No. Prima il mentore Raifan si stava rivolgendo a un... Hai detto che posso avere la tua... Ah, così. Il mentore chiedeva se rischiamo un attacco per i nostri rapporti con i ribelli di Baghdad. Siamo al sicuro qui. E sono spaventato. Stavo per dar fuoco ai suoi capelli. Ma non invidio chi attaccherà questo nido di aquile. Via quella roba. Come va la ronda? Ad Alamut è tutto tranquillo. E io sto morendo di fame. Ci siamo fermati prima della gola principale. Eccellente. Inizieremo da lì. Grazie. Vieni, Nur. Seguimi. Ah, io devo lui deve seguire me. Non so neanche dove cazzo devo andare. Sarebbe stato meglio il contrario. Sei ansioso correre. Di ricevere la tua iniziazione? Sì. È come se mi fossi preparato da sempre a questo momento. Veramente, sembra io un bambino di 16 anni il nostro personaggio. Un po' per l'euforia e un po' per la paura, se devo essere sincero. Tutti temiamo l'ignoto, ma ciò che è ancor più ignoto... Non fare il saggio, per favore, idiota! Dell'ordine. Li vedo come i mostri di una fiaba, nascosti negli angoli allora, e nei vicoli più bui. Ragazzo mio, ti posso garantire una questione di prospettiva. Non so se siano peggio loro che controllano un califfato oppure tu che letteralmente uccidi per soldi. Siete più o meno sulla due facce della stessa medaglia. Quindi, non fare tanto il moralista. Lei è Maja. Un piccione. Presto ne avrai una tutta per te. Un piccione. Fulat grazie. Mi ha presentato un'aquila di nome Enkidu. Ha detto che ci assomigliamo. E due idioti. Sarà un'aquila che sbatte contro i muri. Prova a volare. Si schianta contro i muri. Qualcosa. Seguimi. Cosa? Oh, l'imboscata! Quello lì, l'emissario ci ha traditi! L'emissario ci ha traditi, ve lo dico io! È un'imboscata! Salta giù. Ah, devo premere cerchio per saltare giù. È vero. Datevi, è un'imboscata questa. L'emissario ha rivelato la nostra posizione. Bonk! Ah, pensavo che fossi io ad aspettare lui. È il contrario. Vado. Mercenari. Non hai visto niente, Phil. No, non hai visto niente. Vieni qua. Idiota. Ah, non farei soffrire niente. Cosa? Che è successo? Andiamo? Il suo amico è morto lì vicino. Me ne frega un cazzo. Ah, ne arriva un altro. Ah, ecco chi mi vuole far soffrire, quest'altro. Ok, ho capito chi è che mi voleva far soffrire. Tutto chiaro. Ehi qua, sofferenza, ti faccio vedere io la sofferenza. L'ho attraversato ed è morto. Ah, tramortisci? Aiutami, è la mia fine, è quello che aspetta. Nessuna pietà. Ah, non fare, non gridare, idiota. Li attiri tutti. Come osi? Che cazzo è? Ehi qua, bello. No. Ah, è vero. Mi sono dimenticato come si combatte qua. Bello. Molto forte. Uccidi? Dove? Brutale, dritto al cuore. Dritto al cuore. Ma è quello che ha appena ucciso. Una pugnalata non al cuore. Per sé indegno, vero? Non è per quello. Questa spada è bella, devo dire. Che cos'ha?
Sono mercenari ben pagati, apparentemente. I mercenari di Baghdad usano queste armi. Dobbiamo avvertire gli altri. Saranno già morti, probabilmente troppo tardi. Beh, non che sia difficile notare quel castello, voglio dire. Se io fossi... mercenari di Baghdad. Un califfo... Come lo sai? Capirei subito dove si nasconde l'assassino. Bassim ha riconosciuto la fattura della spada. Io gli credo. No. C'era scritto sopra, mercenari due punti. Dobbiamo... Probabilmente è qui che si nascondono. È così che so che sono dei mercenari. Fallo entrare. Oh, faremo colpo? Faremo colpo sul capo? Mi ricredo, no, alla faccia da intelligente, da subdolo però non credo sia cattivo. Come sai che quegli uomini erano di Baghdad? Sono cresciuto in quelle strade. C'è qualcosa che... molte volte. Non mi convince. Vicino. Dietro ogni mercenario ci sono gli ordini di un mandante. Sì. Tenente Colombo. Sapere in fretta di chi si tratta. Torneremo a Baghdad e chiederemo aiuto a Ali ibn Muhammad. Ah, certo, il capo degli Zanj è uno stolto, un folle pericoloso. Ma è l'unica scelta che abbiamo. Ma è uno dei nostri pochi alleati a Baghdad. Ci servono sia lui che i suoi uomini. Tornerò io a Baghdad. Oh, fammi tornare da solo, non darmi un peso morto. Scopri se erano uomini dell'ordine. Lo farò. Erano uomini dell'ordine. Allah sia con te. Bella, bro. Allah sia con te. A presto. Quando è che dovrò andare a Baghdad a salvarti? Dimmelo, mandami il piccione così capisco. Finirà nei guai, Lo sappiamo tutti, lo sai tu, lo so io. Finirà nei guai. Ah, io devo continuare la meditazione. Pensavo che sarei andato con Nur. Maledizione. Ehi. Ma se prima l'avevo battuta, non credo... di nuovo si fa prendere a calci come un cretino. Chi cazzo è che affonda così come un idiota, si butta di peso? Non ho mai combattuto sti ragazzi. Ah, sono il figlio che non ha mai avuto. Non ho paura delle altezze, ma secondo me è proprio da premiare. Chi si arrampica senza sicurezza, senza niente di niente. Io manco col paracadute sulla schiena mi arrampicherei così. Perché, non lo so, secondo me è spirito di conservazione. So che se ci provassi farei una brutta fine. Oh, mi è cresciuta la barbetta. Sto diventando un ometto finalmente. E ora non mi spingerò più di corpo. Giustamente, si butta con la testa dritto sulla lama, idiota. Però lei inizia a rispettarci, meno male. Ed ecco che... sapete come faccio a sapere che è finita la scena? Perché siamo passati a 60 frames. Ok, siamo ritornati al controllo delle mani magiche. Posso? Un talento! Io ho dei talenti? Che cosa vuol dire talento? Aspetta, toglimi sta roba che magari vogliono vedere anche da casa. Allora, tutorial... Perché? Albero dei talenti? No, toglimi sta roba. Io non ho mai fatto un tutorial in vita mia, non ho di certo intenzione di iniziare adesso. Ah, non rompere! Stai zitto! Ah, sì, stai zitto. Ok, talenti. Spendi i punti talento, non ci sarei mai arrivato, grazie. Spazzata reattiva. Dopo una parata riuscite a premere triangolo per rispondere all'attacco. Ah, il calcio che mi ha insegnato la ragazza lì. Ingannatore. Raccoglie automaticamente il bottino dopo un'uccisione furtiva. Questo risparmierebbe un botto di tempo. È bella. Questo invece è predatore. Pioniere. La vista di... Ah, posso usare il piccione per vedere. Hai capito? La vista di Enkidu individua le chiavi e evidenzia un bagliore di opportunità come forziere. Facilita inoltre la scoperta delle entrate segrete. Li voglio tutti e tre, e ad essere onesto, però questa non è poi così utile. Mi sa che andrò per questa. O per questa. Questa mi risparmierebbe un po' di tempo. Sì, facciamo così, va. Riattiviamo la mia faccia di merda. E torniamo del gioco. Ok, andiamo. Dove devo andare?
Dove devo andare stavolta? Devo buttarmi... Sicuri che non sia mortale? Un salto della fede? Un salto della fede! Madonna mia! Pace sia con te. La pace a te, fratello. Andare da Al-Hasan. Non so perché non dicono salam aleikum. Aleikum salam, cioè, voglio dire. Lo so io. Che parlo malapena l'arabo. Posso correre? Lì c'è qualcosa da rubare. De preda forziere. Ho letteralmente rapinato un mio amico. E non ho battuto ciglio. Rapporto sull'addestramento di... Oh, sono io. È arrogante, ma il suo turbamento deriva da altro. C'è qualcosa di straordinario dentro di lui. Eppure ne fa tesoro? Eppure ne fa tesoro come se si trattasse del suo stesso cuore. Ma appunto, non capisco perché c'è l'eppure. Di fatto, non riesco perché c'è l'eppure, vabbè. Un occulto deve votarsi alle ombre, ma Basim è intimorito da ciò che potrebbe celarsi in oscurità. Teme l'abisso e teme che non riusciremo a fermare la sua caduta. Vorrei dirgli che lo aspetteremo sempre a braccia aperte, ma non so trovare le parole giuste. Chi è che lo sta dicendo? Roxanne, mi piace molto di più. Cosa mi vuoi dare, fratello? Allora, come ti senti questo lieto giorno? Oh, come ieri. È strano, Al-Hasan. La mia mente è più calma di quanto mi aspettassi. È quello che si prova quando raggiungi i tuoi obiettivi, puoi credere. In tempesta. Credi di volere qualcosa, ma poi quando ce l'hai... È quieto. Vuoi la prossima. Perché ti sei dedicato all'addestramento e non hai lasciato nulla al caso. Lo facevo anch'io. Ecco, Basim. Ora ne sei degno. È un grande onore. Cosa mi ha dato? Immagino che tu lo sappia. Un paio di mutande, che mi ha dato? Roxanne e gli altri mi stanno aspettando. Roxanne. A presto. Ciao, bello. E ciao. Grazie, Al-Hasan. Ciao, ti voglio bene. Ditemi dov'è che posso uccidere della gente. In volto. Anche solo una rapida occhiata dentro la caverna per vedere cosa c'è. Quale caverna? Ah, la caverna della cerimonia. Mi premiano a gran assassino dell'ordine. Oh, mi premiano a grande deficiente. Sono diventato un ometto finalmente. Non capisce dalla disinvoltezza col quale mi aspetta il mio. Come ti senti, Full Ad. Pronto a spiccare il balzo. Voglio che tu sappia che è stato un onore osservarti nel tuo percorso di vizio e di uomo. E io vi sono grato per avermi indicato la via. È stato un onore. È come se sapesse che mi sto per spezzare il collo. Vieni. Cadendo. Le tue vesti attendono. A me piacciono queste, ad essere onesto. Non c'è niente di male, il cappuccio ce l'hanno. Ah, azzurro? Ti donano molto. Preferivo il rosso. Vieni. Bianco e rosso sta molto bene. Dove? Di far cosa? Di scorreggiare. Di ruttare. Cosa avete provato quel giorno tanto lontano? Ero nervoso. Avevo i palmi madidi di sudore. Le gambe mi tremavano. Madidi non l'ho mai sentito in vita mia. È una parola che devo imparare. Mi piace imparare nuove parole. Anche se non le utilizzerò mai, probabilmente. Però madidi non l'ho mai sentita in vita mia. Non riesco a immaginarvi tremante. Permettimi di confessarti un segreto in questo grande giorno. Vai. Avere coraggio significa agire quando si è in preda alla paura. Vero, non averne affatto. È verissima sta cosa. Mamma mia, Fulad, sei l'uomo più saggio che conosca. Solo per aver detto questo. Altro che Roxanne. Vuol dire che c'è un mandante per i mercenari. Mamma mia, tenente Colombo. Non mi piace sto silenzio. Che cosa vuol dire? Ah, in volto. Pensavo in voltino primavera. Cosa? Scusami. Apparentemente è qualcosa, un tributo. Io ho letto in volto e dicevo, ci sarà il pasto, sembrava una borsa pranzo. Apparentemente è qualcosa di importante. Ok. Tutta la forza lavoro qua a vedere sto scemo fare che cosa. Giuro fedeltà al coordine. Vedete che c'hanno il simbolo dell'assassino su ogni cavolo di angolazione. È proprio una A, quella lì, A. Basim Ibn Shak, sei pronto a cambiare vita per sempre e a percorrere la via delle ombre? Lo ero quando è morta mezza famiglia che conoscevo. Sì.
Sei pronto ad abbandonare ciò che credevi di essere? Pronto a sacrificare tutto ciò che più ti era caro? Sì. Lo sono. Non dimenticare le regole che hai giurato di rispettare. Mai. Trattieni la lama dalla carne degli innocenti. Ma com'è? Nasconditi in piena vista. Mi stai chiedendo un po' troppo. Non compromettere mai la confraternita. Affare fatto. Allora, dall'oscurità, entrerai nella luce. Mamma mia, che devo fare? Oddio, non dirmi che e mi devo... dalla luce, tornerai nell'oscurità. Cosa devo fare con quella spada incandescente? No, eh. Aia, mi sa che mi devo cicatrizzare qualcosa. Oh, no! Perché? Oddio, sì, è vero che si dovevano tagliare le dita per poter utilizzare il... ok, non me l'avevate detto. No. Dov'è che rinuncio? Non c'è l'opzione per rinunciare. Non c'è. Non funziona niente. No, non sono più interessato. Oh mio Dio. È vero che si deve. Sapete che c'avevano il coltello per nel polsino, quindi per poterlo utilizzare senza tagliarti le dita, praticamente devi farlo tu anticipatamente. Cioè, io preferisco rischiare di tagliarmi le dita piuttosto che... Poi non riesco a capire la logica, cioè... Vabbè, ancora. Ma così non è un po' più facile farci riconoscere, voglio dire. Sappiamo che dobbiamo cercare quelli con otto dita. Bishak, ora seguirai la via dell'aquila. Cioè, altro che cercare la gente incappucciata. Cercate se hanno otto dita. Se hanno otto dita... Ok. Ting! Esatto. E poi ripeto, non credo ci fosse bisogno di amputarsi le dita, perché voglio dire, sei morto e fai... sei rinato. Ora è così. Affrontami da mio pari. Si vede che io non sono abbastanza intelligente da comprendere. E siamo la Yakuza che ci dobbiamo tagliare le dita per aver disonorato il nostro capo. Vieni qua, sorella, ti faccio il culo. Prendete questo. Sei preda alla rabbia? No. Non ricordo di avertelo insegnato. Ma stai zitta, Shen. Molto bene. Mi avete addestrato bene, Roshan. Sei distratto ancora? Ma stai zitta, Shen. Vieni qua, che fatti prendere a calci, va. Vedete, concentrato. Per colpirti. Ma premo quadrato per attaccare, sono stupido. Con la spada. Lo studente che finalmente ha fatto il maestro da suo... No, è vero che quando è rosso... Ma quanta vita c'ha questa? Ah, ma quando è rosso basta attaccarlo alla fine, eh? È più facile del previsto. Oh, eccolo qua! Aiutatemi! L'interruttore... No. Stavo per fare il culo alla mia maestra... maestra. Maestra, e giustamente arriva a rompermi i coglioni il tizio. Ringrazio, ti ha salvato la campana, vecchia. Le forze. Rispetto. In tutta fretta. È fuggito da Baghdad. Ah, dici? È ferito com'è? Non posso immaginarlo. Veramente, questo è il tenente Colombo, capitano ovvio, proprio elevato alla potenza del cubo. Ali è sparito. Lo hanno preso di notte. Cerca di dire tutto prima di morire, per favore. Muori dopo. Chi è stato? L'ordine. Ma veramente, questo è capitano ovvio, ragazzi. Cioè... Portatelo nella mia tenda. Vai, Nur. Grazie per la tua inutilità, Nur. Lì è sparito. Ottimo lavoro. Siamo ciechi. Ora calerà il buio sui movimenti dell'ordine a Baghdad. È sparito il capo dei ribelli. Dobbiamo, non tutti gli ribelli. A Baghdad. Morto un papa, se ne fa un altro. Roshan, Basim, andate con Fulad. Partite ora. Alla grande? Promozione a capo d'evenza. Mi piace. Quindi si ritorna a Baghdad. La nostra iniziazione è completata. Siamo diventati dei veri e propri ometti. Trofeo guadagnato, la Shadi Awadi Mulat. Mulak. La Shadia. Non so che cosa significhi, sarò onesto. Forse la guerra comincia. Questo è il vantaggio di avere il PC davanti. La Shadi Mulak.
Non c'è scritto. L'ho scritto male, maledizione. Non capire perché le cutscene sono a 30 frames. Mi sembra più il Sahara che Baghdad, sarò onesto. È letteralmente dall'altra parte del mondo, quasi. Dal mondo conosciuto ai tempi. Ah, che buon ratto! Che buona quella lucertola, mamma mia! Deliziosa! Sa di selvaggio! Ok, ora sappiamo che siamo passati a noi. Non è inebriante questa atmosfera, veramente, è stupenda. Non so come mai, l'ho sempre trovato romantico, quasi. Non è che romantico è la parola giusta, c'è qualcosa che mi affascina di questo mondo. Di questo genere di architettura, non so come mai. Basim, dobbiamo proseguire. Sono, non lo so, un erede di un templare, probabilmente. Vorrei dare un'occhiata in giro, se posso. Che cazzo ne so. Baghdad e i suoi dintorni mi chiamano. Giustamente, abbiamo una, missione importantissima per salvare il mondo. Vi raggiungo dopo. Voglio fare qualcosina in giro. Cerca un giardino di graticci vicino alla moschea di Shari. È lì che Nur stava raccogliendo informazioni. Ed è lì che ci troverai. È bello come ci siamo completamente dimenticati della ragazza che ci ha salvato la vita. Che è probabilmente ancora innamorata di sto deficiente. Magari adesso avremmo, non lo so, la maturità mentale per capire che ci ha salvato la vita. Voglio dire. Ora, dove mi porterà il mio cuore? Non sto per rispondere, ma non ti piacerà la tua risposta. Com'è? Cavallo? Ma io siamo su The Witcher? Il mio cavallo non è molto obbediente. Scatto ritardato. Forza.